Vabbè, ma sai, l'estate, selvaggia, capisci? No, che cos'è stato? Ma il pubblico lo sa perché conosce i romanzi, conosce la storia. Che cos'è stato? È stato uno strano momento di quasi di reminiscenza. Cioè, nel senso che io ho avuto un nonno che non ho mai conosciuto, ma che ho conosciuto attraverso delle immagini, il quale faceva il guantaio. Avevo concedimento di quant'altro e l'ho sempre visto così in queste foto bianco e nero, vestito, elegante. E quando ho pensato a questo commercio, quindi era un commerciante, quando diciamo mi è stato proposto questo bellissimo che avevo letto, io ho pensato molto a mio nonno. E quindi è come se avessi anche io fatto una piccola sceneggiatura, no? Perché non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai ascoltato, non so com'è. Però negli atteggiamenti, nelle foto, io ho messo qualche cosa di nonno Vincenzo, devo dire la verità. E poi ho pensato una cosa, ho letto la sceneggiatura per intero e ho fatto quello che fanno sempre gli attori, qualunque sia il genere, se è cinema, teatro oppure televisione, cioè devi dare coerenza a tutto quello che fai, no? Nel senso non devi rinnegare nella puntata successiva quello che hai lasciato nella puntata precedente. Io sapevo di dover arrivare a quella scena finale, quella del Cambrinus, e quindi io dovevo dalla prima puntata essere quella persona lì. Quindi per me è stato facile pensare questo, molto difficile perché sono tutti personaggi molto emotivi, molto, in cui quando si sta lì davanti la camera, davanti la macchina da presa, devo dire che si avverte questa grande responsabilità di regalare quello che il lettore riesce da solo, no, a trarre con l'immaginazione, per cui non ci dimentichiamo, l'immaginazione è infinita e quindi star lì dentro, essere efficace, insomma, è stata abbastanza dura. Io devo dire, ho avuto non difficoltà, però sono stato molto emotivo. L'avevo pensata bene, poi a farla è stata un'altra storia.